Vedo come da parte di tutto lo stadio vanno i complimenti per un'altra prestazione eccezionale mostrata da questa squadra, però alla fine contano anche i 3 punti, non sono arrivati con tanta sfortuna. Sì, è difficile commentare la partita perché è andata così, siamo stati anche alcune volte precipitosi nell'ultimo passaggio. Ecco, se posso fare qualche critica in maniera positiva, perché una squadra che gioca così mi rende orgoglioso, ma non solo per la qualità del gioco, per la generosità, per tutto, quindi c'è poco da dire. C'è anche uno striscione molto importante in curva che richiamava proprio i tifosi, richiamavano De Zerbi, dire, è stato grandissimo in campo, grandissimo come allenatore, grazie per onorare sempre la maglia. Alla fine hanno applaudito tutti, la squadra, ma credo anche il suo mister, per l'orgoglio che ha mostrato in campo la squadra oggi. Ma io con Foggia ho un legame particolare, un legame viscerale. Da parte loro c'è grande affetto e da parte mia è lo stesso, e non lo dico adesso che sono tornato come allenatore, ma l'ho sempre detto, la squadra che mi ha dato di più, dove ho militato più anni e alla quale sono più grato, perché mi ha lanciato come giocatore, mi ha fatto maturare come uomo, mi sta facendo maturare come allenatore, e quindi posso solo essere fiero di essere stato qua e di continuare a star qua. Non è giusto parlare di fortuna e sfortuna, però ecco, sia l'andata che il ritorno, gli episodi negativi hanno un po' condizionato il risultato di questo Foggia. Lei diceva, parlava di velocità nel cercare l'ultimo passaggio, quindi di imprecisione l'ultimo passaggio, però alla fine il Foggia l'aveva sbloccata la gara, e solo quell'infortunio ha permesso alle Vestabbe di pareggiarlo. Sì, poi io penso sempre una cosa, che il calcio tutto è chi crede in una cosa e chi crede in un'altra. Uno può credere in un certo tipo di religione, uno il contrario, non ha ragione né uno, non ha ragione né l'altro. Io credo che attraverso il gioco si arrivi più facilmente al risultato. Questo lo credo perché l'ho vissuto da calciatore e lo sto cercando di trasferire ai giocatori miei da allenatore, e continuerò a fare l'allenatore così. Può capitare una volta, due volte, quattro volte, però alla lunga se giochi bene, se sei propositivo, vai sempre oltre a quello che sarebbe risultato se tu non avessi questa mentalità. Oggi una cosa che ha sorpreso sono state proprio i giochi sulle fasce, ma il Foggia gioca bene, proprio le due catene sia a sinistra che a destra, con Sanno Begivinga e Agostinioni Cavallaro, hanno messo davvero in difficoltà questa Juventus. Fra l'altro si giocava più sul lato di Sarno perché c'era un Liotti di fronte, che ecco, lei l'ha preparata questa cosa, o sono stati i calciatori che hanno visto le difficoltà di Liotti e hanno giocato più sulla destra? No, noi abbiamo più spinta a destra perché per caratteristica Agnelli è più un incursore, uno che va senza palla, uno che si butta nello spazio, e prepariamo le partite sempre nello stesso modo, e non per presunzione, però prima pensiamo a noi stessi, a migliorare sempre, perché di domenica in domenica cerco di mettere dei miglioramenti, delle diversificazioni tendenti a migliorare la squadra. È la fortuna che ho io, perché è una fortuna, è che i giocatori miei le applicano immediatamente, ci credono, ci crediamo, e c'è un rapporto con me, tra me e la squadra, che veramente è qualcosa di grosso. A Matera come si va adesso? Ecco, forse l'ultima occasione, lo diciamo anche con i suoi calciatori. No, adesso mancano 6 partite e ancora abbiamo qualche cosa aperto, e andremo per giocarci la partita. Con me sicuro non si molla mai fino alla fine, quindi, anche perché poi io vorrei rimanere qua e devo fare delle valutazioni, chi è pronto per vincere sempre, anche quando si vanno a fare le amichevoli. Io, a me perdere non mi piace, pareggiare neanche, e voglio vincere sempre.
Lei ha potuto vedere la Juve Stabia all'andata e al ritorno? Questa è l'ultima domanda e chiudo. A Castellammare si parla di una Juve Stabia in difficoltà, chi la segue dice questo. Lei come l'ha vista oggi rispetto all'andata? Ma faccio fatica a valutare l'avversario, perché uno non è compito mio e due ho visto una sola squadra oggi e l'avversario non ha praticamente neanche mai tirato in porta, nonostante sia composto da giocatori molto importanti e sia una squadra, una società ambiziosa e prestigiosa. Okay.